Nome. Eleonora. Cognome. De Angelis. Data di nascita. 23 aprile 1967. Luogo di nascita. Roma. Sesso. Femminile. Femmina. Segno zodiacale. Toro. Che lavoro fai? Doppiatrice. Da quanto? Da quando avevo 13 anni. Le attrici importanti che doppi? Jennifer Aniston, Cameron Diaz e Angelina Jolie. Quella proprio che ho fatto sempre io, Jennifer Aniston. Quale preferisci doppiare? Jennifer Aniston. Perché? Perché è simpatica. Avresti sposato Brad Pitt? Ma sì. Ti piace viaggiare? Tanto. Agenzia o fai da te? Fai da te. Aereo, treno o macchina? Tutto. Bicicletta, mongolfiera o barca a vela? Barca a vela. Mare o montagna? Mare. Relax o movida? Entrambe. Natura o città d'arte? Tutte e due. Tre città italiane che ami? Roma, Palermo, Venezia. Parigi o Londra? Durissima. Parigi. Paesi del nord o Caraibi? Difficilissime queste domande. Caraibi. Il viaggio dei tuoi sogni? Coast to coast, in camper. Stati Uniti. Dove vorresti vivere? Roma. Un posto di Roma che ami? Campo dei Fiori. Il più romantico? Ci starebbe anche Campo dei Fiori. C'è una città ideale secondo te? Forse Roma sinceramente per vivere non lo è, però mi piace. Quante lingue conosci? Escluso l'italiano, 3. Quali? Inglese, francese, stavo per dire tedesco, ma l'ho fatto al liceo, ma... Allora dici qualcosa in francese. Bonjour mes amis. Quali sono gli uomini più belli secondo te? Gli olandesi. Perché? Tutti modelli. Qual è il tuo piatto preferito? La carbonara. Hai 15 secondi per dirci la ricetta. Si fa la pancetta con l'olio e poi si mettono gli spaghetti, poi le uova crude con, non mi ricordo se pecorino e parmigiano o solo uno dei due. Preferisci cibo esotico o nostrano? Nostrano. Un menù da rimorchio. Tagliolini al tartufo e peperoncino da qualche parte. Quanto costa un litro di latte? 1,70 euro. E qualcosa? Cena più portate o pizza e birra? Cena più portate. Preferisci andare al cinema o a teatro? Tutte e due. Tre tuoi pregi? L'onestà. Sembra da presuntuosi dire tre pregi. La leggerezza. Vedere il bicchiere mezzo pieno. Tre difetti. L'incostanza. Non essere puntualissima. Il più grande, il disordine. Se potessi andare da un chirurgo plastico. Vengo a dire a voi? Parliamo di Friends. Allora, quando abbiamo cominciato Friends, siamo andati in sala iniziando una delle tante serie televisive che ci capita. Dal primo turno abbiamo subito detto, ma è divertentissima, loro sono bravissimi, è scritta benissimo. E poi è diventata quello che è diventata. Io sono stata particolarmente fortunata perché Jennifer Aniston è andata avanti. Com'è crescere con un'attrice? Ci si affeziona. Quando la Jolie ha portato via Brad Pitt alla Aniston, a me è dispiaciuto. Il tuo film preferito? C'era una volta in America, Hollywood Party. Sei una produttrice e regista di un film. Quale sarebbe la location dell'incontro amoroso? Per strada, su un ponte. Io adoro i ponti. Quello di Castel Sant'Angelo, che ha le statue con gli angeli. Compila il cast. Il bello e dannato. Jude Law. La protagonista, la bella. Jennifer Aniston, così la doppio io. L'amica della protagonista. Courtney Cox. L'amico invece simpatico del protagonista. Matt LeBlanc. Il cattivo. George Clooney. Film a lieto fine o no? A lieto fine. Commedia? Sì. Salutaci come ti pare. Ciao.